Buongiorno amici, adesso ci faremo una passeggiata nel passaggio pedonale del sottopasso Giuseppe Filippo, il Ponte Solarino, non so. Comunque ecco, il passaggio pedonale di Via Brigata Bari, insomma. Allora, partiamo subito da una scarsa manutenzione del passamano, completamente arrugginito per tutta la lunghezza del sottopasso. Parliamo di centinaia e centinaia di metri. Bene, questo non potrebbe essere definito un passaggio pedonale, ma bensì una toilette pubblica. Ma oltre che una toilette pubblica, qui è tutto un graffitaio. E quindi tutto questo graffitaio non fa vedere magari a chi sta giù, ovvero le autovetture, cosa succede qua dentro. Cosa succede qua dentro? Ci sono state delle donne che sono state aggredite. Bene, io adesso camminando così centralmente, voi potete vedere tutta una serie di disegni sia a destra che a sinistra. Questi a sinistra sono qui messi sulle mattonelle, sono anche difficili da rimuovere, mentre questi messi qui sulla destra con del diluente e un raschietto, come vi ho fatto vedere altre volte, vedete, io sto facendo con l'unghia, mi sto consumando l'unghia, vedete come si rimuove. Bene, tutte le pareti sono scritte, sono tutte writerate, guardate, poi ne abbiamo di tutti i generi. Per terra qui abbiamo una lampada fluorescente che è stata tolta da questa plafoniera in bella mostra. Qui iniziamo con due o tre vetri mancanti per arrivare qui sotto il ponte. Là, buongiorno cittadini, buongiorno! E invece adesso vediamo quanti lampioni funzionano e quanti no. Scusate per l'immagine, però vedi, spento, 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 un acceso, poi spento, 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 tutto spento qua. E sul lato sinistro è tutto spento, e anche qui sul lato destro ce n'è uno ogni morto di papa, come si dice a Bari. Ma andiamo oltre perché la strada è ancora lunga. Mentre camminiamo, magari acceleriamo anche il passo, troviamo ancora degli altri vetri divelti, vetri rotti nel tempo. Quanto può costare un vetro? Quanto può costare? Forse questi vetri servono anche per aleggiare questo luogo pubblico, perché il tanfo di pipì è pazzesco. Vediamo questa, anche qui abbiamo una plafoniera rotta, divelta, e poi continuando qui abbiamo una perdita d'acqua, una grossa perdita Quello d'acqua. importante. Quello che ci vuole principalmente è il controllo. Dicevo, parliamo di questa perdita importante mischiata con pipì umano. Vedete? Perché? Non si sa perché. Però qui abbiamo questa pensilina divelta posta anche su degli angolari abbastanza arrugginiti. Quindi è proprio la struttura che potrebbe essere anche abbastanza pericolante. Bene, lasciamoci alle spalle il primo tratto di questo pseudo passaggio pedonale. Per non parlare di questi graffiti, questi sono dei graffiti autorizzati dal comune di Bari, perché un giorno, tipo un anno fa, un gruppo di 20-30 writer vennero qui e iniziarono a scrivere, tutti autorizzati. Non so, magari questa può essere anche definita street art, però per me è più una ghettizzazione del territorio. Io non preferirei più un muro pulito che non scritto in questa maniera, merda di ghetto. Ecco, però continuando la ruggine, guardate, manutenzione zero. Poi ecco, vedete i writer cosa hanno fatto? Per provare la loro tinta, per provare le loro bombolette, hanno dato il loro contributo. Ma questo è un sottopassaggio, un passaggio pedonale comunque, che a non gliene frega a nessuno. Questo comunque fa parte di zona quartierino, diviso fra primo municipio e secondo municipio. Questa è la parte invece del primo municipio. Qui è proprio da paura. Guardate quanti vetri mancano. Guardate quanti vetri mancano. Cioè, tu vieni qui, ti puoi anche buttare giù, non ti succede niente. Evviva! Ragazzi, guardate, è tutto aperto! Vediamo l'illuminazione. Allora, spenta, accesa, accesa, spenta, 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 accesa, accesa. Niente, ogni 4-1, ogni 4-1. Vediamo le plafoniere, divelte rotte, divelte rotte.
anche questo vetro sta per andarsene, anche questo vetro sta per andarsene, e continuando, qui c'è proprio buio questo, guarda, buio questo, le plafoniere mancano proprio, vetri aperti, anche qui vetri aperti senza plafoniere, e la puzza di pipì è tanta. Oggi non ci sono deiezioni per fortuna, ma di solito ce ne sono tante. Puoi trovare anche batterie delle auto, puoi trovare siringhe, puoi trovare cartoni di Tavernello, perché comunque questa è una via di passaggio che porta verso il quartierino dove abbiamo un altro campo rom. Poi abbiamo affissioni abusive della brigata, la brigata rivoluzionaria, guardate, non 1, 25, va tutto bene. E ma ecco, questi vetri andrebbero ripuliti, questi vetri andrebbero lavati per dare la possibilità almeno di essere visibili da di fuori, perché qui se ti succede qualcosa qui non ti salva nessuno. Altre affissioni, vetri rotti, pauroso, cioè mi sembra la metro di Milano qui, è pauroso ragazzi.